Abbiamo deciso quest'anno di fare questa novità, nel senso che Mottarone è sempre stata fatta di giorno negli ultimi anni, ovviamente, e quindi riproponiamo il Mottarone di notte, e questo è un must a livello italiano, ovviamente, quindi i cavalli si potranno sbizzarrire totalmente. Detto questo, poi dopo il Mottarone c'è un'altra novità della gara, che adesso si può introdurre e chiamare magari l'ospite. C'è il riordino anni più uno. Certamente, sì, Annebiuno, che è un comune che viene toccato quest'anno con un passaggio particolare, e noi abbiamo questa sera, durante la gara, un pilota che però ha anche avuto un ruolo importante per questo passaggio fondamentale, ossia il consigliere di Annebiuno, Riccardo Tondina. Allora, che reagirà, ma poi ovviamente rappresenterà il suo comune che ha voluto questo transito. Vieni Riccardo, tra l'altro valente pilota che sta cimentando in ambito, anzi nei trofei Renault, con ottimi risultati. E a questo punto la domanda è: ma stai ragionando e pensando più alla fine di questo rally da pilota o da consigliere? Buonasera a tutti. Guarda, la domanda è molto difficile. Ci stavo pensando prima con Davide, il mio navigatore, che dicevo, sarà un'emozione ospitare le macchine nel mio piccolo paese, e tutto sommato penso che viverla da pilota sia ancora più emozionante, quindi però sarà difficile concentrarsi e capire che bisogna correre, non bisogna stare a guardare, insomma, le macchine che passano, perché la mia passione vale comunque, non solamente come da pilota, quindi è un bel successo portare le macchine anche sul lago Maggiore, e fare posti nuovi, e speriamo che piaccia a tutti i concorrenti. Ovviamente immaginiamo che anche tu abbia fatto notevole promozione sul territorio nel comune di Nobiuno, per cui ci sarà tanta gente ad assistere al passaggio delle vetture. Sì, ecco, visto che comunque il tempo concede un po' di relax ai piloti, abbiamo pensato di allestire una piccola area dove ci sarà un punto ristoro e ci saranno dei bar che offriranno a tutti i concorrenti un caffè o un'acqua, adesso ancora dobbiamo decidere, insomma, definire, e comunque ci sarà un po' di musica, un po' di relax per intrattenimento, sì. Grazie mille Riccardo, facciamo ancora un applauso a lui. Innanzitutto la tabella dice che partiamo alle 8:30 del mattino. Dovrebbe essere confermato alle 8:30 del mattino, a meno che domani non arrivino 15 iscrizioni all'improvviso, perché abbiamo già chiesto una possibile deroga per prendere tutti gli iscritti, non lasciare fuori nessuno, perché è veramente brutto quando c'è una festa così bella che tutti debbano partecipare. Quindi abbiamo chiesto la deroga, che ci ha detto che ce la daranno. Però se facciamo, ecco, superiamo 150 iscritti, probabilmente la tabella verrà ritoccata. Ecco, questa qua è un'altra cosa. Quindi ecco perché vi dico sempre tenete d'occhio i social e il sito internet. Questa è una prova che veniva fatta negli anni passati, no? Se non sei una memoria storica per Rally, è una prova stupenda sulla strada comunale di Omegna, c'è un sottobosco bellissimo, e poi qua tutta discesa, quindi sicuramente anche chi non ha tanta cavalleria può dire la sua. E poi si congiunge, dopo la prima parte, circa 3 km di prova speciale, si ricongiunge con la vecchia prova dell'anno scorso, che era la Prero. Ecco, quindi un'altra ulteriore discesa stupenda. Purtroppo quest'anno non ci sarà la famosa strettoia. Il simbolo del rubinetto in questi anni è sempre stata la strettoia, quest'anno non ci sarà. Perché c'è sta a Loreglia, c'è una festa di una Madonna che compie 100 anni, no? Quindi c'è il vescovo, quindi mio padre mi ha insegnato a non mettermi mai contro la chiesa, e quindi a malincuore si doveva dire di no. Detto questo, ai ragazzi che hanno tirato fuori questa prova magnifica, e quindi che non farà rimpiangere sicuramente la prova. Proseguendo, abbiamo avuto 3 passaggi sulla città di Borgo Sesia, e a questo punto possiamo parlare a Paolo. La vuoi descrivere tu? Lo spiegherei io. Sì, dai. Io no.
Beh, diciamo che è una prova storica del Regno della Lana, che per anni non si è più fatta, e l'abbiamo riproposta qualche anno fa in città di Varallo, e l'anno scorso appunto all'interno del rubinetto abbiamo voluto rifarla, perché comunque è una prova molto bella, molto tecnica. Prima parlavo anche con Piero che era fuori, che cent'anni che non la fa più, perché si è passati un po' di anni da Regno della Lana, e, però è una prova molto impegnativa, sono 12 km, però tra salita e discesa sono molto tecnica, non ci sono tanti sporchi, sono proprio in alcuni punti, però è una prova che ha sempre fatto la differenza. Già a Rally della Lana tanti nomi blasonati ci hanno lasciato le penne, quindi è una prova importante. Far tre giri la domenica per poi diciamo, concludere il rally sarà una bella sfida per tutti, soprattutto magari chi si gioca al rally o chi si gioca alle classi. E tra l'altro sarà utilizzata anche come ultimo tratto della gara questa. I suoi 9 km e 700 metri si disputeranno l'ultimo passaggio alle 18.02, calcolando che l'arrivo è in centro, proprio 6 alle 18.30, capite benissimo che è davvero l'ultimissima fatica, e che fatica, ovviamente. Bene, a questo punto non ci resta che da confermare, ovviamente l'ultima prova che non abbiamo ancora descritto sia la Gianni Piola. La Gianni Piola è un altro must del... si sta chiamando in vari modi, Monte, Solazza. Noi ringraziamo ovviamente il nostro sponsor Gianni Piola, cioè il nostro sponsor Edil Puglio, che vuole ricordare il fratello scomparso, e quindi l'abbiamo intitolata giustamente a Gianni Piola scomparso. Ed è una prova stupenda, ovviamente primo tratto in salita e poi molto guidato, con dei tornantini a salire molto stretti, il famoso tornante del cimitero di Coiro Monte. E poi la discesa velocissima che arriva fino alla chiesa, al cimitero di Armeno. Quindi un'altra prova da 6.900, riproposta quasi l'anno scorso, la provincia di Novara ci aveva chiesto di accorciarla, e noi per non farci dire a capo di accorciarla abbiamo siamo partiti da lì, e quindi partenza della gara. In un totale quindi di 73 km di gara, con davvero un'intensità di caratteristiche incredibile, perché abbiamo detto salita, discesa, guidato, veloce, insomma c'è di tutto, c'è la notte, c'è il fascino dei fari accesi. E dobbiamo ovviamente anche citare un'altra informazione doverosa, perché all'interno della gara è stato istituito un trofeo, un memorial, e per una volta tanto verrà premiato un aspetto magari sia legato alla competizione, o forse meglio dire alla non competizione, perché in ricordo di Daniele Poletti, il gruppo degli ufficiali di gara del BCO vuole andare a premiare l'ultimo assoluto. Io allora inviterei qui sul palco, per spiegare di questa iniziativa, Maurizio Cerutti. Si sono organizzati e mi hanno detto facciamo questa cosa qui, e io non ho molto dell'idea, perché forse non faccio una vera prova speciale, mi diverto poco le gare del paese, il circuito, però dai, dopo 15 anni in effetti ci ho pensato bene, ma sì, abbiamo l'inizio poi contro i ragazzacci che ci avevo lì di fianco, Simone, così non ci sarà sicuramente storia, però almeno ci divertiamo, poi con lui di fianco sarà un cinema. Sarà già buono se non ci perdiamo, meno male che fuori casa, perché se no è un casino. Senti, ma che effetto fa? Perché è vero, tu ti sei dedicato ad altro, la pista, sia in ambito realistico che proprio in ambito pistaiolo, ma che effetto fa tornare in un rally normale, tra l'altro con una VRC, mica una passeggiata, eh? No, infatti te lo dirò poi domenica sera, perché sì, diciamo che un rally vero è dal passato 2012, poi qualcosina ho fatto al Nergio, perché se andavamo spasso, una prova speciale l'abbiamo fatta a San Marino, però era una prova corta, quindi sì, secondo me sarà un bel flash, perché come potete immaginare, sia in pista che rally in circuito, fate una macchina rally comunque con le formula, anche corso anche a vostri con la GT, è completamente diverso. Tornare su strade strette cercando di andare forte sicuramente non sarà semplicissimo.
Però io dico questo, che quando si pensa a Larry del Rubinetto, e ovviamente si va anche a pensare a Larry di 11 minuti, i nomi al pubblico che vengono in mente sono quelli ovviamente di Francesco Bozzi, ovviamente di Franco Zeni, ovviamente anche di Piero Lodi. E noi ovviamente lanciamo un grande applauso per il vincitore! Poteva fare quattro prove contro Simone e insomma battagliare parecchio, e vabbè, poi dopo è andata come è andata, però cioè, comunque ogni gara ha la sua storia, quindi quest'anno ci riproveremo, sarà ancora più difficile perché comunque Simone si è fatto tanta esperienza, però vabbè, cercheremo di difenderci con tutti gli altri, perché comunque tra Bottarelli, Pizzico, aspetta, Pinzano, poi sicuramente le dimentico, sarà veramente una bella lotta e vabbè, dai, faremo la nostra gara a parte. Allora, ci abbiamo detto che Simone utilizzerà la DS3 WRC, Mauro la BMW, Piero userà la Fiesta WRC Car, tu confermi Skoda? No, che cosa, un N2. No, solita Skoda, Valbusca e via, ormai ho fatto esperienza su questa macchina, cerco di fare qualche chilometro in più per poter, insomma, cercare di sfruttarla al meglio e vedremo cosa ne tireremo fuori. Allora in bocca al lupo, ovviamente. Grazie. 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 24, le ultime notizie.